La follia criminale esplode e vengono massacrate 60 persone. Anche quelle vengono uccise a raffica di mitra e fatte a pezzi con il lancio di bombe a mano. Anche fra quelle c'è un gran numero di vecchi e di bambini. Un dialogo tra passato e presente, tra i cronisti di ciò che è stato, gli storici, e i cronisti dell'attualità, nel corso di aggiornamento per giornalisti tenuto a Lanciano, dal titolo La linea Gustav e la resistenza civile in Abruzzo. Costantino Felice, Mario Setta e Gianni Orecchioni hanno raccontato, con l'ausilio delle testimonianze video raccolte dai documentaristi Anna Maria Cavasini e Fabrizio Franceschelli, la resistenza e la Brigata Maiella, le rivolte di Lanciano e di Ortona, l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale in Abruzzo e gli 8 mesi del fronte che nessuno mai si sarebbe aspettato nell'Italia centrale. E poi numeri importanti che caratterizzarono la nostra regione a quel tempo, con l'uccisione di 1000 civili in diverse stragi, da Pietransieri a Gessopalena, e poi con 10.000 prigionieri di guerra, 3 campi di concentramento e internati politici con intellettuali di spicco. La giornalista Maria Rosaria Lamorgia ha moderato l'incontro. È un dialogo tra passato e presente con lo sguardo al futuro, tra l'altro molto interessante perché abbiamo visto l'incrocio delle fonti, gli storici che hanno lavorato tanto sulle fonti documentarie negli archivi, ma anche chi ha lavorato attraverso le fonti orali, interviste, per esempio raccolte di diari di guerra, il tutto per darci un quadro del ruolo avuto dall'Abruzzo nella Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo dopo l'8 settembre, tra l'8 settembre e poi il giugno del 44, la nascita della Brigata Maiella, che vogliamo ricordare è stata l'unica formazione partigiana che ha affiancato l'esercito alleato ed è partita dalla Maiella per liberare poi Bologna, per esempio, e per arrivare quindi fino al nord Italia. Li hanno chiamati i nuovi mille d'Italia. Accanto alla resistenza armata, la resistenza umanitaria, la resistenza civile, che ha avuto uno dei suoi punti più importanti nella Valle Peligna. Quindi c'è un quadro storico che abbiamo alle spalle, ma che fa parte anche del nostro presente, e per questo credo che questo incontro organizzato dall'Ordine dei giornalisti sia particolarmente interessante anche per la comunicazione e per la divulgazione di questi fatti. Di fronte alla ricchezza di storie e personaggi, materiali e reperti disponibili, dagli storici è emersa la necessità di creare in Abruzzo un museo dedicato alla resistenza. Tra le varie testimonianze emerge anche quella raccontata nel libro Terra di Libertà, scritto a 4 mani da Maria Rosaria Lamorgia, presidente dell'associazione Il Sentiero della Libertà, e dallo storico Mario Setta. Sono storie di uomini e donne nell'Abruzzo della Seconda Guerra Mondiale. Come presidente dell'Associazione Sentiero della Libertà abbiamo raccolto una serie di brani che appartengono a libri di memorie scritte da ex prigionieri inglesi fuggiti dal campo 78 di Sulmona. Abbiamo raccolto storie raccontate da persone che sono state al confino in Abruzzo, dei nomi importanti, penso ad Alba de Cespedes, la grande scrittrice che trovò rifugio a Torricella Perigna, penso alla famiglia Ginsburg, Leone Ginsburg, il più grande esponente di Giustizia e Libertà che fu al confino a Pizzoli, la moglie Natalia Ginsburg, io la intervistai tanti anni fa e raccontava di come fu accolta in questo paese, di come diventò amica delle donne di quel paese. Insomma, c'è veramente un Abruzzo ancora da scoprire, io credo, ed è importante che i giornalisti ne diventino protagonisti.